Ammontano a 30.000 euro i danni provocati dai vandali nel 2013 a Castel San Giovanni. La stima della somma arriva dal comune, non include quanto subito dai privati cittadini, che non vengono risparmiati dalle fastidiose scorribande. L'ultima bravata risale a Capodanno a farne le spese le fioriere e una rastrelliera per le bici distrutte da ignoti in pieno centro. Molte anche le cassette delle poste che durante la notte di San Silvestro sono letteralmente esplose a suon di petardi. Già nei mesi scorsi le nostre telecamere avevano documentato le conseguenze dei numerosi raid notturni ai danni dei parchi giochi. L'amministrazione ne ha sistemato uno per ciascun quartiere, tenendoli inizialmente aperti, ma dopo i primi tempi è stato necessario chiuderli. In ottobre eravamo stati in quello della zona di Via Cilea, dove i vandali hanno distrutto le recinzioni. Stamattina siamo andati nella zona di Via La Marmora, dove il campo, nonostante un cartello invitasse a una maggiore civiltà, era una miniera di rifiuti. Cosa ne pensano i residenti di Castel San Giovanni? Che è un problema molto grave, ma non è solo a Castello. Purtroppo c'è anche in altre situazioni, no? Non si deve fare, assolutamente. Dovrebbero prendere le dovute precauzioni. Sono sempre cose riprovevoli al massimo livello. Il danno ammonta a 30.000 euro. Lei cosa ne pensa? Così tanto? Così tanto? Sì. Ah, bello, mi fa piacere saperlo. Facciamo lavorare se li becchiamo, facciamoli risistemare. Il sindaco Carlo Capelli ha invitato la cittadinanza a contattare immediatamente le forze dell'ordine in questi casi. Dobbiamo adottare un welfare di comunità per riuscire a intervenire sui responsabili, ha affermato il primo cittadino, che ha anche annunciato l'intenzione di installare nuove telecamere e di avviare un progetto per potenziare la collaborazione interforze in modo da contrastare i furti. E quindi riuscire a fare un protocollo di lavoro che possa integrare l'attività dei vigili urbani, dei carabinieri, delle guardie di finanza che abbiamo in sede a Castel San Giovanni, nonché tutte le forze legate alla prevenzione privata che possono collaborare molto bene con le nostre forze di polizia. Capelli ha anche rimarcato le iniziative fatte per i giovani, come l'allestimento di mostre e la Casa della Musica inaugurata prima di Natale, dove i gruppi della zona possono fare le prove. A fianco del sindaco, il comandante della Polizia Municipale di Castel San Giovanni, Marco Andolfi, nel 2013 sono state 6.000 le persone controllate e 4.000 i veicoli. Vicino al termine del suo secondo mandato, Capelli a maggio lascerà la poltrona di primo cittadino. La campagna elettorale sta già cominciando a prendere forma. Il primo candidato uscito allo scoperto, sostenuto dallo stesso sindaco, è Alberto Leggi per la Civica Civiltà Castellana, su cui il centrodestra non si è ancora pronunciato, mentre sul fronte opposto si starebbe coagulando un gruppo intorno ad Aldo Bersani, che in caso di candidatura potrebbe venire appoggiato dal PD. Una parziale conferma arriva dal segretario del Partito Democratico Gianluigi Molinari. È una figura di grande spessore, fa parte di una rosa di nomi uscita nei giorni scorsi. Stiamo lavorando in collaborazione con le civiche.